Un saluto a tutti voi, care amiche e cari amici. Sono il presidente della Pontificia Accademia per la Vita, una istituzione della Santa Sede che raccoglie circa 150 scienziati del mondo che studiano e riflettono sui grandi temi della vita umana. Sono lieto di poter annunciare a tutti voi che nel prossimo mese di settembre, assieme allo Houston Methodist Center in Texas, si terrà un convegno sulle cure palliative, un tema particolarmente importante, anzitutto per ribadire che siamo nettamente contrari ad ogni forma di eutanasia. Non vogliamo fare il lavoro sporco della morte. Noi vogliamo aiutare il malato e le cure palliative sono un modo per essere accanto a chi sta vivendo l'ultimo tratto della sua esistenza terrena. Vorremmo accompagnare anche quando non è più possibile guarire. Infatti, se non è possibile guarire, deve essere però sempre possibile accompagnare chi è malato. In questo senso si tratta di sviluppare questa cultura dell'accompagnamento per non lasciare mai solo nessuno. In questo senso, le cure palliative sono una prospettiva, direi, olistica per accompagnare chi è malato, per aiutare la famiglia, per coinvolgere gli amici, perché nessuno sia lasciato solo a vivere questo momento così importante. C'è bisogno di una nuova cultura perché gli ultimi tempi della propria esistenza terrena siano accompagnati dall'amore, dalla vicinanza e dalla tenerezza. È un grande insegnamento che ci viene dalla Chiesa e dall'umanità.